Io non credo che oggi i napoletani, questo è un mio pensiero, io non credo che potrebbero, no, agire allo stesso modo dei loro padri, però potrebbero prendere coscienza del perché non possono. La singolare epopea delle quattro giornate napoletane rivive nella scrittura teatrale di Enzo Moscato. Napoli 43 è un grande spettacolo corale concepito per sollecitare la memoria di quel prodigioso evento collettivo che fu, come scrive lo storico Guido D'Agostino, l'unica sconfitta popolare dell'esercito tedesco nel mondo. Una cantata epica per consegnare al presente il sentimento della rivolta napoletana, il valore sociale e morale di quell'episodio della storia quasi rimosso dalla coscienza della comunità. Ricorderemo l'anniversario anche con questa grandissima opera teatrale di Enzo Moscato, il 70° delle quattro giornate, cioè un evento fondativo e rifondativo della storia di Napoli contemporanea. Un ripensamento critico che deve farci vivere insieme quelle due fondamentali dimensioni che sono l'indignazione e il coraggio. La messa in scena, con le immagini di Mimmo Palladino e le luci di Cesare Accetta, conta 25 attori, fra i quali lo stesso Moscato, Antonio Casagrande, Benedetto Casillo, Cristina Donadio, Gino Curcione. Tentiamo di ricostruire una memoria collettiva che negli anni, per gli anni e anche per incuria delle istituzioni, delle scuole, dell'informazione pubblica, purtroppo ahimè, si è degradata, no, questa memoria collettiva. Io sono ancora ottimista, io credo che ci sono a Napoli, persistono dei valori positivi, magari celati, magari sommersi da quelli, come dire, trionfanti che sono la maleducazione, la malinformazione, la protervia, la prepotenza, la violenza. Io credo che ci siano, la gran massa dei napoletani, secondo me, è disponibile, no, a riappropriarsi di sé del proprio passato. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Nuovo da sabato 28 settembre fino al 13 ottobre.